Ciao a tutti, la Ternana pareggia in rimonta a Cittadella e muove ancora la classifica. Ottimo risultato, secondo risultato utile consecutivo da parte delle Fere di fronte a 149 tifosi ternani e questo ci fa piacere e ben sperare. Una Ternana che lotta, una Ternana che soffre ma reagisce e pareggia 2-2 al tombolato. Ternana che inizia la partita nel migliore dei modi possibili, perché nei primi minuti si fa vedere dalle parti di Castrati, però l'occasione più ghiotta ce l'ha il Cittadella, che colpisce una traversa. Poi il calcio è fatto così, gol sbagliato, gol subito, arriva l'occasione decisiva. L'azione successiva da parte delle Fere, bel tiro di Luperini, ribattuta, tocco in fallo in aria, calcio di rigore, fallo di mano in aria. Il giocatore del Cittadella ha provato a, diciamo così, proteggere la porta. Sulla ribattuta è intervenuto con la mano, parando tra virgolette il tiro, e è stato fischiato un calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Cesar Falletti, cucchiaio e gol. Trova così il primo gol stagionale ed è una grande soddisfazione vedere Falletti segnare. Speriamo che questo gol lo aiuti a sbloccarsi, perché sta giocando veramente bene. Per cui gol di Falletti e la Ternana in vantaggio per 1-0. Poi il Cittadella ci prova, prende anche una traversa. Il Cittadella prova ad essere pericolosa e così succede, perché poi c'è il pareggio del Cittadella su un'azione tutta di prima della squadra avversaria, giocata al limite dell'area di rigore, trova il colpo vincente. Poi c'è il gol del 2-1 del Cittadella, sempre errori a difesa schierata. C'è un bellissimo tiro da fuori ed è il 2-1 di Cassano, che ha giocato una partita meravigliosa. Purtroppo si prendono sempre questi gol allo stesso modo: il giocatore del Cittadella ha tutto lo specchio della porta libero, riesce a tirare e fa il 2-2 e fa il 2-1. Poi però la Ternana è brava a restare in partita, è brava a soffrire, è brava a non accusare il colpo e trova il gol del pareggio con una magia di Sørensen, dall'uomo che non ti aspetti. Infatti oggi per lui primo gol stagionale, ma non solo, dall'uomo che non ti aspetti ti arriva il gol che non ti aspetti. Palla che è all'interno dell'area di rigore, una giravolta dopo un calcio d'angolo. Gran gol, e chi lo fa? Sørensen. Non te lo aspetti, perché è molto bravo di testa, ma un po' meno con i piedi. Invece oggi si ritrova una magia. E finisce così una partita che la Ternana certamente non meritava di perdere, e quindi si porta a casa un punto che ci fa ben sperare, perché la media delle ultime due partite è una media da salvezza, 4 punti in due partite, una buonissima media, ci fa piacere. Bravissima la Ternana a non accusare il colpo del KO del 2-1, un po' meno brava a non gestire l'1-0, perché è durato solamente un minuto o due. Però l'azione dopo hai preso il gol del pareggio, però brava comunque a lottare. Oggi ci si aspettava, anche dalle parole del tecnico della vigilia di ieri, di Lucarelli, una partita sofferta. La Ternana ha saputo soffrire, però ha saputo prendere quel punticino che ti consente di muovere ancora la classifica.